Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere qualcosa di interessante, questo nuovo setup che sto provando per registrare. Non so ancora per cosa lo utilizzerò. La cosa carina è che non ho preso una nuova webcam, semplicemente ho utilizzato quella dello smartphone e tramite un'applicazione, IP Webcam. Ho tolto l'audio e ho abbassato un po' la qualità dello streaming in modo tale che appunto posso avere due telecamere volendo. Infatti, andando qui, come vedete, ho un'altra telecamera. Diciamo che non c'è un motivo particolare per avere due telecamere se non quella di fare inquadrature particolari. Però la cosa è carina perché appunto la telecamera dello smartphone ha una qualità un po' migliore e poi appunto si possono fare delle cose tipo questo, nel senso per esempio mettere una finestra traslucida per far vedere determinate cose, quindi nulla di particolare, però diventa secondo me anche più carino da vedere nel video. E niente, questa cosa ovviamente deve essere supportata dal Windows Manager che utilizzate. In questo caso è quello di KDE. Quindi allora con F11, ok. Questa cosa può essere utile in qualche contesto. Comunque, andando sulle azioni, Windows Settings. Si possono impostare la trasparenza. Quindi questa è una finestra normale. Ok, non me l'ha presa. Comunque, nelle impostazioni qui della finestra è possibile regolare la percentuale di trasparenza della finestra. Proviamo a mettere 50. Ok, è diventata più chiara. E questa cosa può essere utile in determinati contesti. In questo caso io la sto applicando, anzi, disabilitiamo. Niente, non può darsi che devo riaprire e chiudere il programma. Comunque, il punto era quello appunto di farvi vedere qualcosa un po' di diverso. E ovviamente l'altro vantaggio veramente forte è che facendo i video in questo modo non c'è bisogno di fare video editing particolare perché sostanzialmente uno può avere da una parte appunto parlare e dall'altra avere appunto qualcosa da mostrare nel video e quindi viceversa, puoi passare da una finestra all'altra oppure far vedere le finestre che ci sono aperte. Mi sembra una cosa molto carina. Come vi dicevo, non sto usando il microfono diciamo dello smartphone, per questo uso il microfono del computer, ma il video invece viene da una sorgente esterna e appunto, come vedete, è un IP locale che effettivamente contiene il video. Che ovviamente posso mettere a schermo intero. E che dire, ditemi come vi sembra il video, se appunto il labiale è leggermente ritardato, però no, non mi sembra che sia una cosa così problematica. E ditemi anche appunto l'audio come lo sentite, ma è quello di sempre. E per concludere, niente, vi faccio vedere questa curiosità che ho trovato. C'è una tastiera che costa 81 euro su AliExpress e più la spedizione, quindi se arriva sui 90 e qualcosa. Curiosamente, la stessa tastiera ordinata da Amazon Italia costa più del doppio, quindi questi sono i misteri del web, quindi certo. C'è sempre da considerare quanto tempo impiegate a farvela spedire, però appunto fate occhio anche questo durante le festività. E
con questo vi saluto e lasciate un mi piace se questo video sperimentale vi è piaciuto. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti! Ow.